vita cartosa, abito a Villato Chiaro, dove sono nata, e ho fatto scuola per molti anni. Io ho iniziato a fare scuola a Villato Chiaro e nei paesi vicini dal 63. Ho anche frequentato già le scuole anche a Villato Chiaro. Nel 49-50 avevo frequentato la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta nel mio paese, dove c'erano solamente 5 classi. Io ho iniziato la prima, eravamo un 28 mi sembra, prima elementare io, abbiamo finito in quinta, quelli della stessa classe, in 10. Quindi pensate quanto bocciavano una volta. Avevamo un'insegnante sola che faceva naturalmente tutte le materie. La scuola era situata presso il comune, in via Ponte Carroccio, e andavamo a scuola mattina e pomeriggio, dalle 9 a mezzogiorno e dalle 2 alle 4, escluso il giovedì, non c'era il sabato che scrive. Ma il giovedì non andavamo a scuola. Tutti naturalmente allora andavano a piedi, non c'erano certamente i mezzi, tornavano a casa a mangiare perché non c'era nessuna mensa. Qualche volta i più piccoli si potevano appoggiare all'asilo che era vicino per un piatto di minestra. E quelli che venivano giù dalle borgate più in alto, in inverno magari arrivavano. L'usbarus, lo dicevamo, che è la fitta, l'usbarus, non avete mai sentito questa parola? No. E non avevamo l'acqua potabile naturalmente in classe, neanche nei gabinetti, e c'era un secchiello con un mestolo per bere, noi lo chiamavamo la cassa, e tutti bevevamo di lì, beveva uno, poi beveva l'altro dopo e l'altro ancora. Si andava alla fontana a prenderla, davanti alla scuola c'è sempre stata e c'è ancora una fontana, andavamo a prenderla lì, come la bidella portava la legna e qualche volta anche i ragazzi quando ero piccola mi portavano la legna. C'erano già le matite, i colori, non i pennarelli certamente, ma i colori a matita c'erano già così. E poi le penne, quando andavo a scuola io, le penne, la classica penna con il pennino, ne avete di baccalite di solito, oppure anche di legno, ce n'erano anche di legno, e poi i vari pennini. I libri, quando andavo a scuola io c'era un libro solo, il sussidiario, un libro di lettura, spesso così. Come li portavano le buste della cappella? Avevano sì delle cappelle di pelle degli alcuni, avevano comprato una cartella, magari per il figlio, magari di pelle o semi pelle, durava per tutto il tempo, pure di cartone. Ce n'erano anche altre di cartone, fatte a bauletto di cartone, queste le ricordo ancora bene. I zaini come vero sono c'erano? No, non c'erano zaini. Gli zaini si usavano per andare in montagna. Quando andavo a scuola io erano tutti vestiti con questo, con un grembiule nero, maschi e femmine, con il colletto bianco, un fiocco blu e tutti erano così. Le aule come erano arredate? Le aule erano arredate con molte cartine geografiche sui muri, questo è una cosa che io ricordo molto bene, molte, perché nessuno in casa aveva un atlante, o quindi era proprio necessario avere molte cartine geografiche ai muri, i banchi erano di legno, a due posti di solito, c'era una cattedra, c'è sempre stata, con un supporto, con una pedana sotto, e noi avevamo anche già, quando andavo a scuola io, un vecchio, come dire, busto, una persona con tutti i pezzi che si staccavano. Questa era una cosa che se si fosse conservato sarebbe veramente un cimitero. Si facevano i temi, si facevano i problemi, ma non è come ora che ci sono verifiche e si interrogavano i ragazzi, la voce. Storia, geografia e scienza non si faceva molto.
si faceva tutto per dottorato. Le nozioni erano anche inferiori rispetto a noi elementi, questo c'è. Perché? Invece gli esami? E gli esami c'erano in terza all'inizio, in terza e in quinta. Dopo invece ci sono poi stati in seconda e in quinta. E adesso non ci sono più fino in terza linea. Io ho portato anche a vedere una pagella, addirittura questa è veramente del 26-27 di mia madre, per vedere com'erano. E invece un certificato di studio, questo in quinta mio, se poi volete vedere. Ecco, questa una pagella di una classe quinta. Sentite quali materie c'erano. Quanta qualifica attribuita all'alunno dall'insegnante di religione. Canto, disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia, lettura ed esercizi per iscritto di lingua italiana, aritmetica e contabilità, nozioni varie, geografia, storia, scienze fisiche e naturali e nozioni organiche di genere, nozioni di diritto e di economia, quindi lavori donneschi e lavoro manuale, insegnamenti pre-professionali nelle classi integrative. Pensate in quinta quante materie, quante cose si facevano. Lavori donneschi, saper ricamare, cucire un orlo, fare una maglia, fare una cravatta, impagliare una sedia. Ad esempio nella mia classe, io ricordo bene il mio scritto Guido, che avevo imparato dalla maestra, io sono andata a scuola 5 anni dalla maestra Rocci, e lei aveva insegnato ai maschi a impagliare le sedie. E Guido la sa fare ancora bene oggi. Impagliare le sedie, perché le sedie una volta avevano la struttura, vedete come questa la struttura, e questo era il pane, quindi vendevano i limini, i salici, li facevano seccare e poi li trattavano e impagliavano le sedie. Questo era il lavoro che per le ragazze era saper più che ricamare, cucire qualcosa, tirare su un orlo, fare tutto, ma ricamare anche qualcosa perché serviva per il corredo. Una cosa che quando andavo a scuola io venivano sovente, almeno una volta all'anno, gli artificieri portando una valigetta con tutti i tipi di bombe, che si potevano, residui bellici, che si potevano trovare, e venivano in classe a spiegare affinché i ragazzi non toccassero o segnalassero immediatamente se vedevano questi ordini. Se fossi terra sarei sempre per te, per far crescere. Si facevano le gite? No, non sapevamo neppure cos'erano le gite. Le vacanze estive c'erano? Sì, le vacanze estive c'erano. Si cominciava il 1 ottobre, quindi tutto il mese di settembre era libero e si finiva a metà giugno, alla fine di giugno. E forse si davano pochi compiti anche nelle vacanze, questo ve lo dico così i vostri professori che ne daranno meno. Pochi compiti perché tanto pochi ragazzi li avrebbero fatti durante l'estate. Si dava del tuo o dell'insegnante era signora maestra. Infatti, ad esempio, la mia maestra, la maestra Rocci, a cui l'ho voluto veramente bene, quando mi sono diplomata mi ha detto vai diamoci del tu, io non potevo, non ero capace. Lei era la mia maestra e quindi è un mondo diverso dal nostro, certamente. Sì. Quali erano i rapporti tra la scuola e i genitori e gli Sì, i rapporti con i genitori erano rari. I rapporti sono sempre stati, secondo me, abbastanza più cordiali, improntati però, diciamo, sulla fiducia verso l'insegnante. Questo c'era, la fiducia dei genitori verso gli insegnanti. Se un insegnante
trovava qualcosa da ridire all'alunno, era raro che il genitore prendesse sempre le parti del figlio prima di accertarsi che fosse quello. Questo già quando facevo scuola, qui dove è la scuola adesso, c'erano due gemelli che i genitori allevavano, erano ebrei, e questi gli ha detto, io ne mando uno al giorno, un giorno uno, un giorno l'altro, un giorno tengo a casa per aiutarmi dei lavori e mando l'altro. Io ho detto, no, questo non è possibile, bisogna mandarli tutti e due. E questo padre se ne era andato molto seccato, era venuto con un pane di burro per dare all'insegnante, ma visto che io non l'ho trattato bene, il pannolino di burro non me l'ha dato. Se ne ricordo qualche episodio particolare che è successo con il signore. Quando insegnavo? Beh, un episodio quando ero ancora molto giovane, sì, di un bambino, un ragazzo, un giorno in classe, giocando, si è messo in bocca un chiodo. A un certo punto l'ha trangugiato. I compagni mi dicono, maestra, maestra, Luigi ha passato giù un chiodo. Andiamoci. Che va tutto visto che è diventato parlo. Ho detto, ma no, niente, non sento niente. Allora siamo andati a cercare la bidella, che non era più vicino, poi a cercare la mamma e a dare il medico, non c'era il telefono anche lì vicino. E il medico ha detto che avrebbe fatto, l'hanno portato al pronto soccorso, avrebbe fatto una radiografia. La mamma però sapeva che questo bambino soffriva di colite, gli ha fatto mangiare pane e latte, sapeva che il latte era una cosa che per la sua colite era negativo. L'ha fatto mangiare pane e latte, nella tarda mattinata verso le 11 lui è andato al gabinetto e ha fatto il chiodo, me l'ha portato, era un chiodo così, è passato giù tranquillamente. Io ero spaventatissima, mentre la madre molto più coraggiosa, molto più drastica, ha detto no mamma, un po' di pane di latte che sia nel serve. Questo era ancora molto giovane, è stata una giornata per me, non dimenticherò mai, perché ho avuto veramente paura, però non si è, adesso ci sarebbe l'ambulanza, l'elicottero che verrebbero a caricare questo bambino e lo porterebbero, e più si era risolto, diciamo semplicemente. E ogni insegnante spiegava il programma dell'anno scolastico, come fanno anche i vostri professori, hanno fatto le vostre maestre, spiegavano il programma dell'anno, storia, geografia, matematica, italiano e queste cose. A un certo punto una signora che abitava anche lei in montagna si alza e dice, posso parlare? Sì, San Culeus, Tendrenz, Teste, Ciose, Trasia, l'Africa, Ciose, Casampà, tra poco va capiste, Teste, chi ha mangiato tanto, Ciose, Tendrenz, lui ha mandato su inizialmente a Calecuni, perché specialmente per i figli, avevo un lefe scuola, avevo un lefe soldato, e ha mandato su inizialmente. Quindi ha detto, ma cosa volete fare entrare per le piccole teste cose di geografia di paesi lontani, di cose che non si conoscono. Quelle teste piccole così, queste cose non possono entrare. Al massimo potete insegnare la geografia fino a Cuneo, dove i ragazzi andranno a fare il militare. Parole della scuola. La scuola. La scuola. Il banco. L'ubank. La matita. L'ucrayon. La penna. La piuma. I colori. I color. Il secchio. L'usigilin. Il mestolo. La cassa. La sedia. La cadrega. Il gesso. L'ugis. La finestra. La finestra. Il cortile. La porta. L'armadio. L'armoire. Studiare. Studier. Giocare. Jouer. Correre. Corre. Saltare. Sauter. Disegnare. Insegner. Colorare. Colorer. In là. En lai. In su. Amour. Fuori. Fora. Dentro. Andrini. Se fossi
testo del secondo incendio dell'Istituto Comprensivo di Sant'Antonio di Susa. Se fossi il fuoco, brucierei la scuola. Se fossi acqua, spegnerei gli incendi. Se fossi terra, sarei sempre verde per far crescere fiori e frutti. Si, si, su. Si, si, su feu, bruserei la scuola. Si, si, su Eva, sbrucerei il feu. Si, si, su terra, sarei sempre verde per far crescere fiori e frutti. Se fossi fuoco, scalderei il freddo. Se fossi acqua, bagnerei i raccolti. Se fossi terra, sarei più pulita e diventerei meno impunata. Si, si, su feu, schiaudarei un si caglian freddo. Si, si, su Eva, bagnerei gli arcori. Si, si, su terra, sarei più pulita e sarei un patron avvelenato. Se noi fossimo la seconda C, ci aiuteremmo con lavorando, per migliorare la vibrazione o per copiare senza fare nulla. Se tu si siuma la seconda C, sgiterei una travagliando in senso, per fare cose al meglio e per copiare senza fare severe.